Buongiorno, bentornati sul canale. Oggi è sabato, come sempre, vlog. E oggi mi vedete un po' stanca perché effettivamente lo sono. Ieri, per la prima volta dopo anche quanto tempo, ho deciso di prendermi un giorno libero al lavoro, così io e Francesco siamo stati un po' in giro di venerdì, visto che non lo facevamo da non so neanche quanto tempo. E tra l'altro io ho ancora parecchi giorni da consumare di ferie perché quest'anno, vi giuro, non mi sono presa praticamente mai le ferie da lavoro e quindi probabilmente riuscirò a farmi qualche altro weekend lungo, tanto per cambiare. Non ne avevo veramente bisogno, sono molto stanca in questo periodo per il fatto che è il periodo di punta del mio lavoro. Comunque in generale il mese di ottobre-novembre sono veramente i mesi peggiori per chi lavora in e-commerce perché appunto c'è il Black Friday. E quindi diciamo che avevo proprio bisogno di stare un giorno lontana dal lavoro, staccare un po' perché ovviamente sto impazzendo. Ma questa mattina, che appunto è sabato, come vi dicevo, sono stata a fare ordine qui in casa, pulire. Ho fatto tante cose, diciamo, questa mattina perché mi sono svegliata in realtà relativamente presto, perché appunto mi sono svegliata tipo alle 8 più o meno. Anzi, in realtà alle 7 e mezza, ma mi sono alzata più o meno dal letto alle 8 e mezza. Ho registrato un po' di contenuti per voi e poi alla fine mi sono messa a pulire, fare varie faccende per casa. Adesso Francesco sta preparando il pranzo. Ma volevo decidere che cosa indossare per questa giornata perché il tempo è molto grigio, però non piove e c'è anche pochissimo vento, che è una rarità qui. Tira sempre tantissimo vento, quindi sono super contenta quando ce n'è poco. E appunto vorrei cogliere l'occasione magari per mettermi una gonna. Perché se poi la settimana prossima magari viene fuori che tempesta, crollo delle temperature e non posso più mettermi le gonne, poi rosico. E vi voglio far vedere una gonna che ho comprato circa un mesetto fa, che vi devo registrare in realtà il nuovo video haul, ve lo registrerò prossimamente perché ho portato un abito e un pantalone nuovi ad accorciare dal sarto. E quindi non avendoli qui con me non avrebbe avuto senso registrare appunto il video haul, ma non appena li vado a riprendere, perché dovrò aspettare circa una settimana, vi registro il video haul e vi faccio vedere le cose nuove che ho preso, ma pensavo appunto oggi di mettermi questa gonna, devo vedere un po' se l'outfit mi convince, ma è questa gonna qui, guardate che carina, è molto strana. È asimmetrica e poi, come vedete davanti, sembra un pantalone che è stato un po' accartocciato su se stesso. E mi piaceva tantissimo. Quando l'ho vista, ho detto: no, vabbè, questa gonna la devo prendere. E forse oggi riusciamo a fare finalmente un outfit che non è nero. Che poi, in realtà, ieri ho fatto un outfit che era a prevalenza beige, comunque non prevalenza nero. Di nero c'avevo soltanto i pantaloni. E quindi sono molto orgogliosa di me che sto cercando di uscire un po' dalla mia comfort zone e fare degli outfit un pochino diversi. E visto che il tempo lo permette, credo che potrei indossare lei, ma decidiamo poi tutto quanto insieme, perché io devo ancora capire se effettivamente mi piace abbinata con le cose che ho. Ma vi voglio far vedere delle scarpe nuove, perché ho collaborato questo mese con un negozio che si chiama Vucciacsato, e se non mi seguite su Instagram magari non l'avete visto, ma mi hanno inviato un paio di scarpe Tabi, e quindi chi sono io per non farvele vedere? Ve le faccio vedere anche se è uno spoiler dal video haul. E ho scelto un paio di Mary Jane Tabby. Cioè, ma ditemi se non sono adorabili. Tra l'altro ci sono uscita lo scorso weekend, sono comodissime, ci sono riuscita a fare 10 km senza problemi. Soltanto quella destra mi ha fatto un po' la ferita dietro il tallone, ma c'è da dire che a me tutte le scarpe di questo tipo mi fanno la ferita dietro il tallone, solo sul piede destro, tra l'altro, quindi si vede che cammino in modo strano. Anzi, sicuramente cammino io in modo strano. Però una volta messo il cerottino, quello con PID, vi giuro, come non averle ai piedi, e forse potrei farci un outfit anche questo weekend. Voi che ne dite? Perché ovviamente una scarpa del genere, questa è 100% pelle, quindi non mi sentirei mai di indossarla quando piove, e ne devo approfittare le giornate in cui non piove, quindi credo forse che metterò loro. E tra l'altro vi lascio anche qui sotto e magari anche in descrizione un codice sconto che vi dà l'8% di sconto, che so, non è tantissimo, ma purtroppo l'azienda mi ha dato soltanto questo codice sconto per voi. Ma comunque sempre meglio di niente perché le scarpe sono davvero belle. Vi dirò,
Non pensavo che fossero così belle perché se fossero state scadenti non ve le avrei consigliate, sinceramente. Invece sono fatte veramente bene, la pelle è super morbida. Hanno soltanto un po' l'odore di verniciatura perché ovviamente la pelle non esiste nera ma viene colorata. Ma dopo che le ho indossate, una volta l'odore di vernice è già sparito. E assolutamente io non ve le consiglierei se non fossi assolutamente convinta della qualità, perché avendo anche le originali qui, so per certo come sono fatte le tabi, quelle fatte bene. E queste qui sono un ottimo rimpiazzo per le tabi originali perché appunto costano notevolmente meno, ma la qualità non è niente male. Quindi ve le consiglio. One eternity later. Nel frattempo ho pranzato e mi sono andata a vestire, e questa è la base del mio outfit che poi ovviamente vi faccio vedere dopo, e sono riuscita a non mettermi niente di nero, quindi siate orgogliose di me e adesso siete a fianco al mio portagioie, realmente le uniche gioie di quest'ultimo periodo, i miei gioielli. Ma prima di mettermi i gioielli vado a mettermi il profumo, che devo ancora decidere quale mettere, e mi raccomando, indossate sempre prima il profumo e poi i gioielli, perché se spruzzate il profumo sopra i gioielli si rovinano. Infatti, ogni volta che vedo le persone che si mettono il profumo alla fine, dico sempre: ma perché spruzzate il profumo sopra i gioielli che con l'alcol e tutto quanto poi si vanno a rovinare, soprattutto quelli magari di bigiotteria? E allora, sono un po' indecisa perché non so esattamente quali siano le vibe di quest'outfit. Allora, non voglio mettere qualcosa che sia troppo opprimente, voglio un qualcosa abbastanza di leggero per oggi. E credo proprio che andrò a mettere muschio di Santa Maria Novella. Ho proprio voglia di questo profumo. E anzi, scusatemi se c'è la luce qui dietro che magari fa un effetto ottico un pochino strano, ma se apro le finestre ci possono guardare i vicini dentro casa. Insomma, le solite paranoie. E poi soprattutto anche Francesco si stava cambiando. Quindi, insomma, meglio non cambiarsi con i vicini che ti guardano. E io abbondo perché tanto questo è un profumo che comunque non fa scia né nulla e mi piace però io sentirmelo addosso, che perché è buonissimo. Questo veramente secondo me è uno dei profumi più realistici al muschio e se vi piacciono i muschiati che insomma sanno di pulito, questo è assolutamente perfetto. E ora vado a mettermi i gioielli, ma appunto nulla di che, nulla di nuovo. Vado a mettere la fede che me l'ero tolta, visto che io comunque cerco di starci attenta a non rovinarla. Poi vado a mettere questo qui, che è un anellino che ho preso da Other Stories e mi piace perché è sia argento che dorato. E visto che ultimamente metto sempre gli accessori argento, mi fa piacere avere un po' di mix perché così almeno ha un pochino più senso, visto che la fede ce l'ho dorata. Poi vado a mettere un altro anellino però argento, che vado a mettere questo qui. Non mi ricordo il negozio dove l'ho preso, però vedete, fanno un bell'effetto insieme. Vado a mettere anche quest'altro e penso basta, direi basta. Ma vado a mettermi ovviamente le collane, anche perché ho indosso questa maglia bianca, che anche questo tra l'altro è un nuovo acquisto di Uniqlo, che vi giuro non avevo nessun capo basic bianco, zero. E mi sono accorta che sono fondamentali se si vogliono fare degli outfit non in nero. Quindi vado a mettere questa e poi vado a mettere anche la mia solita catenella, questa qui. E poi infine gli orecchini, che sono al secondo piano del mio portagioie, eccoli qui. E facciamo i banali. Ieri, tra l'altro, ho indossato questi qui che sembrano come se fossero dei cerchi, però riempiti, quindi non il classico cerchio, ma come se fossero stati resi malleabili con le dita. Vedete, cioè, non è piatto, è come se avessero premuto con le dita per farli in questo modo. Ma siccome li ho messi ieri, e comunque questi sono abbastanza eleganti, secondo me, come orecchini, vado a rimettere i miei soliti cerchi questi qui, vado a togliere quelli che ho già. Io tra l'altro gli orecchini questi qui non li tolgo praticamente mai, uso un paio super comodo durante appunto le giornate quando sono dentro casa. Un'altra cosa, sono proprio belli, mi piacciono un sacco. E tra l'altro in realtà oggi devo fare qualche giro perché devo andare a ricomprarmi la tinta,
di nuovo che io più o meno ogni 20 giorni mi faccio la ricrescita, perché sono una patita della ricrescita, non mi piace che mi si veda il mio colore biondo scuro naturale. Ma dei nostri amici ci hanno scritto che sono in centro, quindi probabilmente ci vedremo con loro, però appunto io devo fare qualche giro prima, quindi magari ci vediamo per la merenda. Ma adesso finisco di prepararmi e vi faccio vedere l'outfit. E outfit della giornata, come vi avevo preannunciato, praticamente non c'è nulla di nero al di fuori delle scarpe, che sono il regalo di compleanno che mi ha fatto Francesco, ma ve ne parlerò nel video haul che registrerò la settimana prossima. Anche se spero che magari lo vedrete prestissimo il video, ma appunto sto aspettando che il sarto mi ridia indietro le cose che gli faccio accorciare. E appunto ho indossato questa gonna che sembra appunto un pantalone che si avvolge intorno alla figura e mi piace tantissimo. Però ammetto che è una gonna abbastanza difficile da abbinare, perché questa sarebbe al massimo semplicemente con una t-shirt, ma appunto adesso non si può indossare con una t-shirt. E ho poi messo questo giacchettino trapuntato, ma non è particolarmente pesante, del brand Goo. L'ho preso in Giappone, per chi non lo sapesse Goo è il brand sorellina di Uniqlo, quindi è molto molto economico, anzi ancora più economico di Uniqlo, e questa infatti l'ho pagata tipo 15 sterline. E mi piaceva tantissimo il modello, il colore, per questo l'ho comprato e l'ho anche utilizzata molto, devo dire, lo scorso inverno. E adesso finalmente ho potuto ritirarlo fuori. Mentre sotto ho una maglietta a maniche lunghe, normale, molto classica di Uniqlo. Ma questo è il modello quello unisex, che poi in realtà stava nel reparto uomo. L'ho presa in taglia XS, così almeno non mi sta troppo larga. Cioè, è larghina, ma è giusta per me. E poi, come sempre, ho messo i miei soliti gioiellini argento, che vi avevo già fatto vedere. E l'outfit mi piace molto, cioè, nonostante sia un qualcosa fuori dalla mia comfort zone, sia a livello cromatico che a livello proprio in generale di forme, devo dire che mi piace molto. È particolare, me ne rendo conto, sono sicura che non piacerà a tante persone, però a me piace, quindi è questo l'importante. La borsa non ve lo faccio vedere perché è il mio autoregalo di Natale, però adesso non vi sto a dire niente, perché ve lo dirò tutto quanto appunto nel video haul che registrerò prossimamente. Io ora sto aspettando che Francesco finisce di prepararsi, perché lui oggi ha avuto le crisi sul suo outfit del sabato, quindi sto aspettando che finisce di prepararsi, così usciamo e appunto andiamo in centro. E abbiamo giusto qualche giretto da fare, io devo passare a comprare la tinta, dobbiamo passare in qualche negozietto appunto a vedere, dovremmo in realtà anche fare la spesa, non so se ci andiamo stasera, però in generale abbiamo un po' di giri da fare. E l'unica cosa è che oggi siamo stanchissimi entrambi, sarà che ieri siamo stati fuori tutto il giorno per approfittare del fatto che finalmente avevo un giorno di ferie, ma abbiamo camminato troppo, siamo stati fuori letteralmente mezza giornata e oggi devo dire che si fa sentire l'effetto, e tra l'altro non abbiamo neanche dormito benissimo a dirla tutta. Però vabbè, spero insomma che vi piacerà questo video nonostante la nostra stanchezza. Siamo appena arrivati e ovviamente c'è un sacco di vento, come potrete anche vedere dai miei capelli. Ma adesso stiamo andando al negozio delle tinte, così mi ricompro la tinta e mi tolgo subito il pensiero, anche perché i nostri amici sono su una via abbastanza parallela a quel negozio, quindi assolutamente perfetto. Siamo al negozio e qui hanno veramente il paradiso delle tinte. C'è in realtà molta gente e sto cercando la mia tinta che io uso, questa è della Margirelle, ma non riesco a trovare il mio numero. Ho preso questo brand perché è l'unico che ha il 10.1 e speriamo bene, voi lo conoscete? Non lo so, mi sono fidata visto che è pure tutto scritto in italiano.
Siamo appena tornati a casa e anzi, scusatemi se non mi sono fatto vedere moltissimo oggi durante il video, ma appunto eravamo con gli amici e io in generale oggi sono stanchissima. Infatti abbiamo anche camminato forse un pochino meno del solito, ma mi sento distrutta, vi giuro, era parecchio tempo che non ero così stanca. Appunto, come vi dicevo, in quest'ultimo periodo sono molto stressata al lavoro, quindi in generale tutta la stanchezza che si accumula. Però la cena è andata bene, era molto buona. In realtà volevamo andare da FOQ, che appunto ve l'avevo già fatto vedere in uno degli scorsi vlog, ma la fila era troppo lunga, abbiamo aspettato mezz'ora, ma poi abbiamo desistito perché ci stava cominciando a far male la schiena. Diciamo che i 30 anni si fanno sentire. E anzi, se sentite rumore di botti, di fuochi d'artificio, è perché in questo periodo fanno quasi ogni giorno i fuochi d'artificio e oggi particolarmente penso che ormai siano almeno un paio d'ore che li sento, anche quando ero in centro. Ma siamo tornati a casa e vi giuro ne ho visti tantissimi, anche c'è un parchetto qui vicino a casa nostra. Magari se spengo la luce riesco a farveli vedere fuori perché altrimenti fa riflesso. Non so se li vedete qui. Vedete, ci sono appunto tipo le luci, i lampi dei fuochi, perché appunto li stanno facendo abbastanza vicino a casa, ma per fortuna il rumore non è troppo forte. Però ecco, diciamo che è strano perché quando si avvicina, vabbè, il 5 novembre qui li fanno sempre i fuochi, soltanto che iniziano giorni e giorni prima, infatti penso che siano già 1 o 2 settimane che hanno iniziato, ma per fortuna non qui nel mio quartiere, ma in altre zone di Manchester sì. E spero però che smettano presto, anche perché io vorrei dormire a una certa ora, anche perché come vi dicevo sono super stanca. Tra l'altro come potete vedere io mi sono già messa in pigiama perché vi giuro non ce la facevo più. Tra l'altro mi si è gonfiata tutta la pancia perché siamo andati a un posto dove eravamo stati soltanto una volta, come appunto vi stavo dicendo poco fa, prima che mi distressi con i fuochi, soltanto che lì fanno cucina cinese tipica del Sichuan e diciamo che non è molto leggera, anzi, diciamo che anche le collant con la gonna mi stavano iniziando a dare un po' noia, però adesso mi sono messa in pigiama, adesso con calma mi strucco e mi metto comoda sul divano. Ma prima di salutarvi, vi volevo far vedere un prodottino che adesso ce l'ho in bagno, che vi giuro è la svolta se utilizzate il mascara waterproof. Ora, io non amo utilizzare il mascara waterproof, anzi lo odio, ma in Giappone, a caso, ho comprato questo qui che è un Speedy Mascara Remover, che ve lo faccio vedere. Questo qui, il brand è Heroin Make, che credo sia il brand che fa i mascara quelli con Lady Oscar sopra. E questo è appunto uno struccante per il mascara e vi giuro, l'ho utilizzato ieri e io odio il mascara waterproof perché non mi si toglie con nulla, ma ho messo questo che appunto ve lo faccio vedere anzi. Sorta di mascara, però è uno scovolino su cui sopra c'è un liquido che sembra tipo, credo, olio. E voi ve lo passate sulle ciglia, lasciate agire, non lo so, 30 secondi, un minuto neanche. E poi quando andate a struccare, magari con un batuffolo di cotone, perché io di solito strucco gli occhi prima con uno struccante che sia acqua micellare oppure anche uno di quelli un po' oleosi, e vi giuro, viene via tutto il mascara waterproof in un secondo. Cioè, questo ho fatto bene a comprarlo, e tra l'altro, sulla fiducia ne ho comprati due, quindi adesso questo mi sa che ci sarà sempre nella mia collezione. Anche perché purtroppo ho sbagliato e ho comprato questo cavolo di mascara waterproof di Essence, che vi giuro non viene via con niente, ma adesso con questo finalmente sono salva e riesco a struccarmi bene. E quindi volevo consigliarvelo prima appunto di chiudere questo vlog, ma sicuramente ve lo inserirò in qualche altro video perché assolutamente più persone possibili devono conoscerlo. E a differenza del solito, io oggi vi saluto dal bagno perché devo dire che, nonostante io non ho la luce sullo specchio, comunque è abbastanza forte la luce qui nel bagno, quindi penso che mi vedete bene. Grazie mille per aver visto questo video, spero che vi abbia fatto compagnia e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao ciao!